Ciao a tutti! Finalmente quest'oggi mi sento pronta a parlarvi della mia skincare routine aggiornata. Aggiornata a questo nuovo autunno barra cambio stagione e così via. Credo che mi accompagnerà per lunghi mesi perché ho dei prodotti che posso tranquillamente utilizzare anche in inverno. Sto utilizzando questi prodotti, quale più, quale meno, da ben più di un mese, quindi mi sento in grado di parlarvene. Sapete che io tendo a fare questo tipo di video quando ormai tutta la skincare, quindi tutte le mie abitudini, si sono un pochino consolidate in modo da potervi dire qualcosa di sensato. Allora, come faccio sempre, dividerò il video in due parti, quindi oggi ci occuperemo di struccaggio e trattamenti serali, quindi della mia skincare della sera, e nel prossimo video che caricherò molto vicino a questo, forse il giorno dopo, avrete la mia skincare del mattino. Come sempre, non vi parlo oggi dei trattamenti in più, diciamo, che io faccio, quindi maschere, cose di questo genere. Vi farò un video a parte, non fra moltissimo tempo, un aggiornamento anche in merito a quel tipo di prodotti. Partiamo e partiamo dallo struccaggio. Allora, qualcuno tra voi ultimamente mi ha chiesto di parlare dell'importanza, secondo me, di struccarsi il viso, di consigli in merito allo struccaggio, eccetera. Ho deciso di accorpare questo argomento alla mia skincare routine serale perché di fatto è la parte fondamentale della mia skincare routine serale. Perché? Perché io ritengo che struccarsi sia la cosa più importante che si debba assolutamente fare tutte le santissime sere. Io credo che se una persona si strucca male e poi mette una crema di La Prairie da 400 euro non otterrà alcun risultato. Molto meglio struccarsi a fondo e mettere una semplicissima crema idratante da drugstore, da supermercato, per avere dei benefici sulla propria pelle. La pulizia del viso è fondamentale, il trucco struisce i pori e al di là di quanto il trucco possa sporcare la pelle, anche se ci si trucca poco, anche se a volte non ci si trucca, ci sono tantissimi altri fattori della nostra vita che vanno a sporcare la nostra pelle, dalla polvere al semplicissima all'inquinamento. La pelle va pulita e va pulita molto bene. Per quanto riguarda la tipologia di prodotti da usare, io credo alla fine delle finite che l'importante sia trovare il prodotto più consono alla propria pelle e più consono alle proprie abitudini, perché tante tra noi amano la fase dello struccaggio, della skincare routine e così via, e io sono una tra queste, ma tante tra noi invece si stufano tantissimo a struccarsi, sentono tutto il passaggio della skincare come un peso. Quindi la cosa fondamentale, secondo me, è far sì che questa fase sia il meno possibile pesante, noiosa, difficoltosa da fare. Quindi importante anche trovare il momento della giornata in cui struccarsi. Io, a meno che io non esca la sera, non mi strucco mai prima di andare a letto, ma mi strucco prima, quindi mi strucco generalmente 9 volte su 10 appena dopo cena, prima di fare la cucina. Può capitare a volte che lo faccia prima, addirittura, di solito lo faccio dopo perché ho le mie, diciamo, le mie abitudini di orari, di come gestisco la famiglia, però può succedere che lo faccia prima, e lo faccio prima di andare a letto solo se esco la sera e quindi ovviamente mi strucco un attimo prima di entrare nel letto. Se sono molto stanca, tipo quando esco la sera, può essere che salti qualche passaggio. Ad esempio, magari mi strucco e metto semplicemente dopo lo struccaggio una crema idratante e vado a letto e lasci perdere la maggior parte dei trattamenti che faccio normalmente, ma mi strucco sempre. Per quanto riguarda i prodotti più adatti a struccarsi, ripeto, un po' dipende dalla vostra pelle, un po' dalle abitudini, un po' dalle vostre tasche e dai vostri gusti. Mi sono resa conto col passare del tempo che ormai anche tra i prodotti da supermercato ci sono delle cose assolutamente valide, specialmente per struccarsi.
Ricordiamoci che i prodotti per lo struccaggio non restano sulla pelle, vengono risciacquati, quindi non è necessario spendere un capitale per struccarsi adeguatamente e poi conta anche il metodo. Ma partiamo, così vi faccio vedere quello che sto facendo io in questo momento. Sempre, sempre, sempre parto a struccare gli occhi e lo faccio sempre con dei prodotti a parte, ma perché io mi trucco sempre così gli occhi, io trucco sempre molto gli occhi. Ovviamente se siete persone che truccate gli occhi molto meno, se non usate prodotti waterproof, mascara waterproof, eccetera, potete anche procedere a uno struccaggio generale o con un latte detergente o con un'acqua micellare. Io uso sempre dei prodotti specifici, in particolare tutto l'anno che vi parlo degli struccanti occhi Garnier. Quello che ho usato di più quest'anno è stato questo, l'avete visto in un milione di video, è il Garnier Fresh struccante occhi delicato, elimina anche il trucco waterproof, non è vero, elimina questo tipo di trucco che ho oggi sicuramente, anche se è bello strong, ma se avessi il mascara waterproof non me lo eliminerebbe. Pelle normale o mista, l'estratto d'uva purificante, ottimo prodotto, non è un bifasico, ve l'ho detto spessissimo e lo amo anche per questo, che non va shakerato, è molto facile da usare, non lascia alcun tipo di film oleoso sulla pelle, non avendo oli all'interno, è estremamente delicato, non brucia gli occhi, va bene secondo me anche su occhi sensibili e lascia una piacevolissima sensazione di freschezza che a fine giornata non è affatto male. Il suo fratellino invece bifasico, che ho quasi finito ma ne ho uno da cominciare, è lo struccante occhi express 2 in 1, tutti i tipi di trucco, anche waterproof in questo caso è vero. Ultra struccante, fortifica le ciglia, strucca senza sfregare, delicato, non lascia film grasso, eccetera. Allora, contiene arginina che in teoria dovrebbe fortificare le ciglia. Io questo non l'ho mai appurato, in tutta onestà, ma è estremamente efficace. È vero che non è troppo unto, assolutamente. Il senza sfregare non esiste a casa mia, si sfrega un po'. L'importante è farlo nella maniera corretta. Io cosa faccio? Applico un po' di prodotto sul dischetto di cotone, lo lascio appoggiato sugli occhi una decina di secondi e poi procedo per questo verso in modo da non andare a stressare né la zona del contorno occhi, che è la più delicata del nostro viso, né le ciglia, per non andare a spezzarle. Quindi procedo in questo senso. Quando ho tolto l'80% diciamo del trucco, vado col dischetto, lo piego e lo appoggio senza sfregare così sulle ciglia. E faccio lo stesso anche per quanto riguarda la rima interna. Finito questo, vado allo struccaggio del viso in questo periodo, ma direi nell'80% dei casi della mia vita uso un'acqua micellare perché è un prodotto molto comodo, molto veloce, molto fresco da utilizzare, ma ho usato volentierissimo, soprattutto l'anno scorso d'inverno, anche dei latte detergente. L'importante è che non siano troppo unti, perché io ho una pelle mista e non mi piacciono i prodotti troppo unti, troppo pastosi sulla pelle, motivo per il quale non mi trovo benissimo neanche con i burri struccanti che si trasformano in latte, ma come sensazione è una cosa mia, preferisco prodotti più leggeri. In questo periodo sto utilizzando l'acqua micellare struccante di Acqua alle Rose Roberts, non è la prima volta che la uso, mi piace tantissimo, è molto efficace, funziona bene il trucco viso e anche il trucco delle labbra, lo toglie perfettamente. Se ho solo il mascara sugli occhi, senza matita, senza ombretti troppo scuri, mi funziona anche sugli occhi, toglie bene anche i residui di trucco occhi. A me questo prodotto piace, tutta la linea Acqua alle Rose, anche quella trattamento, quindi anche le creme, almeno quelle che ho provato, mi piacciono. È una linea low cost che mi sento in tutta tranquillità di consigliarvi. Mi piace tantissimo, è un prodotto delicato, ha il classico profumo dei prodotti Acqua alle Rose, che ovviamente vi deve piacere, a me piace, quindi mi trovo bene. Fatto tutto questo, io non mi accontento, nel senso che io sono sicura che sugli occhi qualcosa è rimasto, perché comunque alla base delle ciglia a me qualcosina resta sempre, semplicemente perché io vado a truccare sempre le rime interne, sia sopra che sotto, vado a mettere sempre il mascara sia sopra che sotto, quindi ovvio che dipende tanto anche da come vi truccate. Che cosa faccio? Prendo un cotton fioc, ci verso sopra uno di questi due prodotti e vado ad utilizzarlo come se fosse un mascara,
vi assicuro che la maggior parte delle volte un po' di grigio mi rimane sul cotton fioc. Fatto questo, passo al secondo passaggio di struccaggio, cioè alla detersione, che è un passaggio che io vi consiglio di non saltare mai, perché tutto quello che vi ho fatto vedere, con qualsiasi prodotto lo facciate, quindi qualsiasi prodotto utilizzate, mi sento di dirvelo perché io mi strucco da quando mi trucco, quindi da 25 anni. Tutto quello che avete fatto con questi prodotti non è sufficiente. Qualche minimo residuo di trucco vi resta sulla pelle, e io ritengo che il passaggio della detersione sia fondamentale. Allora, si possono usare degli strumenti adatti a questo passaggio, quindi strumenti quali il Clarisonic, famosissimo, tantissime altre spazzoline con setole, ormai sono una infinità le aziende che hanno prodotto spazzoline di questo genere con varie tecnologie, che siano soniche, che siano rotanti, a vari prezzi. Esistono spazzoline manuali. Io quello che amo alla follia è il Foreo. Non vi dico nulla in merito a questo prodotto perché vi ho fatto un video l'anno scorso che durava più di mezz'ora, dove vi parlo di questo aggeggio meraviglioso, quindi vi lascio assolutamente a quel video. Io questo, il Foreo, riesco ad utilizzarlo con qualsiasi tipo di detergente, con qualsiasi tipo di texture. Quelli che ho in uso in questo momento sono due che sto alternando. Uno è questo, il gel detergente purificante, nuova formula, sempre di Acqua alle Rose Roberts, che uso principalmente se indosso un trucco non troppo pesante, diciamo uno dei miei soliti trucchi da un ombretto base comunque completa, perché la base completa la faccio sempre, ma magari avevo, non so, un fondotinta non troppo coprente, un fondotinta in polvere, eccetera, e utilizzo questo. Roberts ci dice che strucca, per me non strucca assolutamente, però come passaggio di detersione successivo allo struccaggio non mi dispiace affatto, anche questo è delicato, morbido sulla pelle, costa poco. Se voglio una detersione più intensa, ma allo stesso tempo ancora più delicata e trattante, mi rivolgo sempre al mio meraviglioso detergente di Made's Linea Signature Ultra Rich Face Wash. Questo è il quarto che utilizzo. Mi è stato prima omaggiato dal negozio di Brescia, poi l'ho comprato, poi mi è stato rimaggiato, poi l'ho ricomprato. Lo amo, cioè non c'è niente da fare, ve l'ho detto mille volte, sono 50 ml di prodotto che vi durano una vita perché ne basta la quantità di un pisello per andare a formare una schiuma morbidissima e cremosa. È un prodotto estremamente cremoso, dal profumo gradevolissimo. È una coccola sulla pelle, deterge alla perfezione, vi lascia la pelle pulitissima, luminosa e morbida, come se aveste applicato una crema, ma non la lascia appesantita, quindi è perfetta, secondo me, è perfetto questo prodotto per qualsiasi tipo di pelle. È un prodotto meraviglioso. A questo punto, se faccio una maschera, la faccio adesso, ma ne parleremo anche di quando, come, quando, determinate tipologie rispetto ad altre, eccetera. Altrimenti, oppure, o dopo la maschera passo al tonico. Anche qui ne ho due in utilizzo. Anche questi sono prodotti da grande distribuzione. Come vedete, non vi sto mostrando prodotti particolarmente costosi, ma cose che potete utilizzare tranquillamente tutti. Allora, questo è un tonico di Equilibra all'aloe, tonico delicato, 20% aloe vera, senza petrolati, parabeni e alcol, 98% di origine naturale, 200 ml di prodotto trovato da Tigotà. Allora, come vedete non ne ho usato tantissimo perché di questo tonico ne va usata una goccia sul cotoncino, perché è un tonico quasi viscido, però lo dico nel senso buono del termine, è un tonico particolare, non è propriamente acquoso, anche se è completamente liquido,
Lascia un leggero film sulla pelle, non si asciuga subito e tende a fare un po' di schiumetta. Se ne usate troppo, dovete per forza tamponarlo con un asciugamano perché non si asciuga più. Se ne usate nella giusta quantità, invece, secondo me, ottenete il risultato che questo tonico deve dare, a mio avviso, cioè tonifica la pelle, la idrata, la ammorbidisce in maniera molto delicata e io lo trovo lenitivo ed emolliente. Per il mio tipo di pelle, che è una pelle sensibile, che va molto ben pulita perché io mi trucco tanto, ma non va troppo stressata, è un toccasana. Infatti uso questo tonico specialmente dopo la detersione ho fatto una maschera purificante oppure ho fatto uno scrub, eccetera. Questo mi va a riequilibrare anche a livello sensoriale perfettamente la pelle. Altrimenti uso ancora un prodotto di Acqua alle Rose Roberts, questa è la famosissima acqua distillata di rose, tripla azione, che probabilmente hanno posseduto tutte le nostre nonne. Io ce l'ho in questa versione, tra l'altro con questa etichetta, credo che sia in edizione limitata, a celebrare 150 anni di storia italiana. Io mi trovo sempre benissimo con questo tonico, sicuramente non è l'acqua di rose più pregiata che esista sulla faccia della terra, ma mi piace. Tonifica, idrata, rinfresca, d'estate la tengo in frigorifero, la travaso spesso in boccettini da spruzzare sul viso e la riutilizzo anche nel corso della giornata, anche se sono fuori. È un prodotto che non mi tradisce mai, continua a piacermi sempre tantissimo. Un passaggio che ho inserito da qualche mese nella mia skincare routine e del quale non posso più fare a meno è quello della Essence. La Essence è un prodotto di derivazione coreana a livello concettuale, poi lo fanno ormai tutti i brand al mondo, qualsiasi sia la loro origine. Comunque diciamo l'inserimento di questo prodotto deriva dalla routine di skincare coreana. È un prodotto che sta a metà tra il tonico e il siero, sia come texture, come tipologia di prodotto che come fase di applicazione. Quindi dopo il tonico applico una essence. In questo momento sto utilizzando questa di Lucky Fine, che mi è stata inviata dall'azienda, ve ne ho già parlato. È una essence all'aloe vera, 92% naturale con il 7% di acido ialuronico. Mi piace tantissimo la confezione, vedete, fatta in un modo per cui man mano che la utilizzate sale il, non mi ricordo come si chiama, questa parte di plastica, insomma, quindi utilizzate il prodotto perfettamente fino alla fine. Per me tutti i packaging dovrebbero essere fatti così, è favoloso. Come vi ho già mostrato, non è una essence completamente liquida, ma esce sotto forma di gel. Io faccio una pushata, nel momento in cui rompete la texture, l'applicate sul viso, diventa liquido, un prodotto liquido. Mi piace da impazzire, non pensavo mi piacesse così tanto. Invece mi va ad idratare a fondo la pelle, me la illumina tantissimo e la prepara perfettamente all'applicazione poi di tutti gli altri prodotti di trattamento, perché è a questo punto che arriva il trattamento. Quando il viso è completamente pulito posso andare a trattarlo. Messa la essence, mentre si asciuga passo al contorno occhi. Il contorno occhi che io uso adesso è un contorno occhi di Mades della linea Skin X. Ve l'avevo preannunciato nell'ultimo video prodotti finiti che ho caricato sul canale. Ho usato tantissimi campioncini di questo prodotto e vi avevo detto che l'avrei comprato e così ho fatto. Si chiama Intense Repair Lifting Eyelid and Eye Contour Correcting Serum, scusatemi ma già ci vedo poco, in più è scritto in bianco su questa confezione satinata rosa antico e capite bene che non posso vederci perfettamente, leggere in maniera scorrevole. Anche questo è un packaging che amo alla follia perché si eroga così, non dovete infilare le dita da nessuna parte. Mi piace tantissimo, lo posso dire tranquillamente perché l'ho usato tanto, perché è un contorno occhi che va bene sia sulla palpebra che sul contorno occhi. Per me è fondamentale, mi sono resa conto, perché col passare degli anni non sono tanto le rughe
che mi vanno a invecchiare il viso, perché per la mia età, vi ricordo che ho 43 anni compiuti da mo' ormai, non mi posso lamentare per la situazione rughe, ma mi cade la palpebra. Mi rendo sempre più conto che io ho più problemi di cedimento strutturale, quindi di rendere compatto il viso, che non problemi di rughe. E questo mi piace tantissimo. Si chiama serum, quindi siero, ma a mio avviso non è un siero, nel senso che, come vedete, se lo vedete, non sgocciola neanche. È un prodotto assolutamente fluido, anzi vi dirò, è un fluido piuttosto ricco, che va ben spalmato, ben massaggiato sulla zona, dà la soddisfazione di un balsamo contorno occhi, che è un po' l'effetto che piace a me dei contorno occhi, specialmente quelli che uso di sera. Lascia la zona molto molto liscia, molto morbida, idratata, e mi sta piacendo tantissimo. Noto un effetto rassodato ed elastico di questa zona con l'utilizzo di questo prodotto. Messo il contorno occhi e messa la Essence, appunto, sono pronta ad applicare il siero. E anche in questo caso vi parlo di un prodotto della grande distribuzione che costa pochissimo. È un prodotto di Olatz, tra l'altro di una delle linee di Olatz meno care in assoluto. Io ho trovato sia il siero che la crema, di cui vi parlo fra poco, in offerta da Tigotà a meno di 5 euro. Questo è Olatz Anti Wrinkle 2 in 1 Firm and Lift, quindi Anti Wrinkle Booster più Firming Serum. Mi piace tantissimo perché lavora sia sulle rughe che su quel discorso di compattezza che vi facevo prima. Ovviamente per la mia età io lascio i prodotti trattamento anti-età alla sera più che al mattino, perché si tratta di prodotti più pesanti, più nutrienti, più efficaci sull'andare a nutrire a fondo la pelle, quindi sarebbero prodotti molto meno indicati per me di giorno, avendo io comunque una pelle mista, che con gli anni ha sempre comunque più bisogno di idratazione e nutrimento, ovviamente, perché produce meno acqua e meno collagene da sola, ma che resta una pelle mista, quindi non posso andare ad appesantirla troppo di giorno. Quindi lascio tutti i trattamenti anti-età di sera. Questo siero mi è piaciuto tantissimo in combinazione con la crema e veramente non me lo sarei aspettato. Mi lascia la pelle veramente molto molto elastica. Me la sento bella soda, rassodata, mi piace un sacco. L'unica cosa di questo prodotto, come della crema, che secondo me fa capire che non è un prodotto di alta profumeria, è il profumo, nel senso che c'è, secondo me, un profumo floreale aggiunto, abbastanza tipico, secondo me, dei prodotti a basso costo, che non mi piace, potrebbe essere tolto, ovviamente. Non si tratta di nulla di naturale, ci sarà dentro il demonio, quindi. Se non apprezzate questo tipo di skincare, di prodotti, non seguitemi, perché come sapete io le mie scelte le faccio solo in base all'efficacia sulla mia pelle. È una scelta opinabile, è quella che fanno in tante oltre a me, comunque è la mia, non ve la sto imponendo, non dico che è giusta, è quello che faccio io semplicemente. Io mi trovo molto molto bene. Mentre si asciuga sul mio viso questo siero, vado ad applicare un siero per le ciglia, uno di quei prodotti fatti così, come se fosse un eyeliner, proprio alla base delle ciglia. Questo si chiama Eyelash Growth Serum ed è sempre di Lucky Fine. Anche questo mi è stato inviato. Mi sembra che funzioni abbastanza, nel senso che ho visto che si è andato a riempire un buchetto che mi si era fatto tra le ciglia e mi pare che si stiano un pochino allungando. Allora, alcuni di voi, quando ne ho parlato altre volte, mi hanno fatto notare che gli ingredienti presenti in questo tipo di sieri, non solo questo di questa azienda, potrebbero contenere degli elementi che potrebbero in qualche modo essere dannosi agli occhi. Io uso tutti i condizionali del caso perché non sono sufficientemente informata in merito e perché a mio avviso non è sufficiente leggere un blog, due o tre, ma informarsi per davvero. Siccome non lo sono, io
vi dico che esistono questi studi, tra virgolette, queste indagini in merito, io non ho riscontrato alcun problema, non mi bruciano gli occhi, non mi si appannano nulla di tutto ciò. Detto questo, lo userò fino alla fine perché il prodotto mi è stato inviato e intendo utilizzarlo fino alla fine per poi dirvi effettivamente come mi ci sono trovata, perché è una responsabilità che io ho nei confronti vostri, ma anche nei confronti di un'azienda che mi invia le cose gratuitamente. Nel tempo, in questo tempo, mi informerò meglio in merito a questa tipologia di prodotti e vedrò poi se continuare ad usarne di questo marchio o anche di altri oppure no. Questo ci tenevo moltissimo a dirvelo. Fatto questo, il mio siero si è asciugato perché ci mette nulla praticamente e passo alla crema che è semplicemente la crema notte della stessa linea, è la Olaz Anti Wrinkle Firm and Lift Night Cream. Mi piace tantissimo, ha un barattolo in plastica semplicissimo, è una crema con una consistenza abbastanza soufflé, ma bella importante, non unta però, che si va a assorbire facilmente. Mi sveglio la mattina non unta, il mio viso l'assorbe bene e va a lavorare perfettamente col suo siero. Vi dico solo questo, mia mamma aveva terminato delle cose, mi ha chiesto un consiglio, non voleva spendere molto e io questi prodotti li ho consigliati anche a mia mamma. Quindi se li consiglio a mia mamma, che è una delle tre donne a cui voglio più bene sulla faccia della terra, vuol dire che mi trovo bene. Mi rimane semplicemente il passaggio del burro cacao, del lip balm, perché burro cacao è una roba d'anni 80 che dicevamo noi vecchi. Io lo vado a mettere prima di andare a letto, è l'unica cosa che metto prima di andare a letto, ce l'ho sul mio pseudo comodino, ed è un altro prodotto di Mades, si chiama in questo caso Coconut Lip Balm, è un balsamo labbra al cocco, ma ci sono una variante infinita di gusti e mi sta piacendo tantissimo. Sembra non utilizzato, ma io vi dico che lo uso sia la sera che la mattina, non da tanto, da una decina di giorni. Però ha un buon profumo, non troppo forte, ne basta pochissimissimissimo e va perfettamente a idratare e nutrire la pelle. La sera faccio un impacco un po' più consistente, la mattina ne uso giusto un velo prima di truccarmi e mi trovo meravigliosamente. Attacco subito l'altro video, spero di esservi stata utile, aspetto commenti e domande, vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!